Questa settimana l'Abruzzo è l'unica regione in Italia che registra l'incidenza di casi di Covid-19 superiore a 1000 per 100.000 abitanti, secondo quanto emerge dal report del Ministero della Salute. L'aumento dei contagi è dovuto al fatto che i vaccini proteggono dalla malattia, ma non dall'infezione, anche se in autunno dovrebbero arrivare vaccini più efficaci contro le varianti, ha detto in diretta a Pronto Medicina Facile il professore Liborio Stupia. La trasmissione di Rete 8, curata e condotta da Paolo Castignani, si è aperta con il collegamento con il direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, che ha fatto il punto sull'andamento dei contagi. I vaccini tengono ancora bene per il momento. Poi è ovvio che stiamo ancora parlando di vaccini che furono costruiti sul ceppo Certo. originale di Wuhan. Per l'autunno speriamo di avere i nuovi vaccini in grado di bloccare l'ingresso delle varianti, perché in questo momento non bloccano nulla, cioè le varianti entrano. E tra l'altro una cosa interessante, c'è un articolo molto interessante su Nature adesso, sta uscendo fuori che però ci sono delle persone che per contatto con tante persone Certo. positive non si infettano. L'effetto Pasqua è finito, abbiamo raggiunto il picco dei contagi oppure ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni ancora un innalzamento dei casi di positività? Secondo me l'effetto Pasqua non sarà come l'effetto Natale perché già noi viaggiavamo su livelli di infezione molto alti già prima e poi Pasqua è un periodo limitato, Natale è stato micidiale perché nelle scuole Natale vogliono dire 15 giorni di vacanza, mentre Pasqua vuol dire per esempio la gita di Pasquetta tipicamente all'aperto, quindi non possiamo paragonare Natale a Natale, è saltato tutto. Adesso a Pasqua, seppure ci sarà un aumento, ma sarà un Certo. aumento su una base che era già bella robusta di suo. Ospite in studio il dottore Andrea De Carlo, specialista in otorinolaringoiatria delle case di cura Spatocco di Chieti e Pierangeli di Pescara, e il professore Mauro Dianni, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia, dipartimento oncologico-ematologico dell'ospedale di Pescara, e professore associato di ematologia dell'Università d'Annunzio, i quali hanno risposto anche alle domande dei telespettatori. Le mascherine rimangono un presidio importante per prevenire i contagi, ha ricordato il professore Stupia. Anche se togliessimo l'obbligo, c'è un consiglio di prudenza al chiuso, soprattutto per esempio andando a fare la spesa, io la mascherina la terrei. È un consiglio, non un obbligo.